Allora, le tre parole che ho scelto sono curiosità, perché avevo sempre avuto voglia di andare a fare un'esperienza di studio all'estero e non ne avevo mai avuto l'occasione. E la seconda parola è organizzazione, perché gli inglesi sono veramente organizzati fino all'inverosimile, pianificano tutto al minuto e quando per un qualsiasi motivo la loro pianificazione salta, subito cominciano ad agitarsi e a preoccuparsi. E la terza parola che ho scelto è confronto, perché siamo abituati a pensare che tutto ciò che è all'estero è sempre meglio di quello che c'è in Italia, e invece frequentando appunto la loro scuola è possibile rendersi conto di come loro hanno i loro punti di forza, quindi laboratori, un numero incredibile di laboratori, tantissimo materiale, addirittura il tecnico che prepara gli esperimenti, ma hanno anche i loro punti di debolezza, come per esempio il rapporto. L'attenzione, diciamo, il rapporto fra le persone, l'attenzione alle necessità dei ragazzi e anche questa sorta di competitività spinta all'eccesso in ogni occasione.